Buonasera, sono la madre di Roberto. Mio figlio mi ha detto che lei fuma in sua presenza e che tiene in casa videocassette pornografiche. Lei si dovrebbe vergognare. Comunque mio figlio da lei non ci metterà più piede, chiaro? Interrogazione di storie di ieri? Ho fatto sega, mi sono sciallata a Villa Panfili. Pischelle? Sarà presa le pischelle e un po' da froci. La logica mi sfugge. Non ha molta voglia di studiare, però è intelligente, è spiritoso. Dovresti dirglielo. Che cosa? Che sono suo padre? Sei impazzita? Mi direbbe a morte. Ma tu guarda sto stronzo! No, ripeti quello che hai detto. Ha detto stronzo, no, ti dico pure io. Non è un po' del pecco, eh. Quando te pare, ti do pure un indirizzo, vieni senza patretta. Stronzo! Quello è il mio indirizzo. Se Luca continua così, verrà bocciato. Questa scuola per lui è troppo impegnativa. E poi tanto è inutile perché a 16 anni smette di studiare, quindi. Ma cosa fai? Il militare, lo spazzino, il cameriere. Il cameriere? Tu? Lei qui quanto guadagna al mese? È solo per fare un esempio al ragazzo con cui si stava parlando. Ma saranno cazzi mia, magna del suo libro. Perché piangi, Patroclo? Bamboletta sembri. E fa del frocio. Anche Achille so per questo, non disdegnava. Achille era frocio. Telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla.